Sì, allora noi abbiamo un po' di ritardo, dunque vi rinnovo il buongiorno, fra poco vedremo le immagini per l'appunto del Tribunale. Allora, hai sintetizzato praticamente quello che è successo in quest'ora, dunque è stata presentata una busta del quale non conosciamo il contenuto sinceramente, lo sta valutando il giudice delegato al fallimento della S. Bari, la dottoressa Anna De Simone, poi c'è anche il presidente della sezione fallimentare Franco Luca Fo e insomma ci sono i curatori fallimentari, adesso state vedendo le immagini dell'ingresso di Gianluca Paparesta, beh lui sicuramente assisterà a quest'asta perché è l'unico che si è presentato, dunque quelle quattro società che si sono prima iscritte alla Camera di Commercio e poi affiliate alla FIGC non si sono presentate, in questo momento c'è soltanto Paparesta che rappresenta il Football Club Bari 1908. Ecco, ci si chiede a questo punto che cosa ci sarà nella busta, perché abbiamo studiato il bando d'asta e deve esserci innanzitutto questo assegno circolare di un valore di 3 milioni di euro ed è la cauzione che bisognava presentare per l'appunto per questa partecipazione e poi in un secondo momento sarà versata la quota successiva. Bene, deve esserci per forza questo assegno circolare e poi una serie di documentazione che deve essere per l'appunto valutata dal giudice. Il giudice non è ancora entrato in aula, come potete vedere c'è Gianluca Paparesta, c'è l'avvocato Biga che fino a qualche tempo fa rappresentava la famiglia Matarrese e pian piano che si gira la telecamera possiamo vedere anche i tifosi che sono giunti, non ce ne sono tantissimi anche perché c'è stato un appello del giudice De Simone di aspettare o quantomeno di vedere questa diretta in televisione, magari in streaming per conoscere un po' gli esiti, c'è tanto attesa, c'è tanto fermento per questa sta fallimentare, però è chiaro che devono lavorare nel migliore dei modi anche perché è una fase molto delicata della sta fallimentare, ci sono tanti cavilli da valutare, ci sono delle clausole particolari per cui bisogna avere la massima concentrazione. Ecco, noi giornalisti come potete vedere non siamo nell'aula ma siamo accanto in un'aula attigua proprio perché non possiamo parlare durante la procedura. C'è come potete vedere anche l'addetto stampa del Baricalcio Fabio Foglianese, l'avvocato Biga, Gianluca Paparesta e dunque insomma siamo quasi pronti per questa asta fallimentare. Non ci saranno concorrenti, allora io ho qui con me accanto Leonardo Gaudio che lavora per Tutto Sport, che sta seguendo con me queste vicende per commentare un po' quello che sta avvenendo. Alla fine possiamo dire che non si può commentare ancora nulla, aspettiamo soltanto le dichiarazioni del giudice. No, si può commentare la mezza delusione perché si aspettavano più acquirenti, almeno le quattro società che si erano iscritti alla Camera di Commercio e affiliate alla FIGC, invece è arrivato solo Paparesta, il quale ha confermato la sua serietà ed è stato di parola. Ecco, qui non abbiamo molti tifosi, però so che alcune centinaia sono giù con bandieri, striscioni e cori che aspettano notizie. Ovviamente mancano pochi minuti all'apertura della busta. Ecco, vedi Leonardo, scusami se ti interrompo, c'è una porta lì alle spalle delle sedie, da lì uscirà il giudice. Il giudice delegato che poi ci informerà sul contenuto della busta, quindi chi è. Avrà in mano quella busta e l'aprirà davanti a tutti. Una busta importantissima secondo me perché conosceremo gli acquirenti e la proprietà che dovrà sostituire Matarrese. Ecco, chissà chi c'è dietro poi questa busta, perché si sta parlando di imprenditori internazionali e si sta parlando anche dei Lombardi, probabilmente c'è Borghi, ma si fanno soltanto delle ipotesi, poi noi qui siamo tutti giornalisti per cui c'è una fuga di notizie molto particolare, però dobbiamo stare sulla notizia e dobbiamo cercare di aspettare per dare quelle serie. Bisogna dire che Paparesta ha sempre parlato di magnati russi e soprattutto di acquirenti e imprenditori italiani, poi si sono fatti anche avanti i turchi che pare si siano ritirati e si è parlato anche di questo fondo londinese di cui non si è capito chi ci fosse dietro, però tutte queste persone poi alla fine, al momento decisivo, si sono tirati indietro, capiremo poi magari le motivazioni. Ghirardini l'abbiamo sentito poco fa e ha detto che aveva già previsto che alla prima asta
non si sarebbe presentato. Ecco, perché questi imprenditori si aspettano che ci sia un'asta al ribasso. Beh, da una parte ci sono gli imprenditori che si aspettano questo, dall'altra invece per l'appunto ci sono i curatori che non hanno dato per certo il ribasso, per cui si potrebbe assistere a una seconda seduta d'asta con lo stesso prezzo, con la stessa cifra, proprio, o con un piccolo ribasso. Ma proprio per quello che diceva appunto Danisi alla vigilia di quest'asta, cioè a presentarsi una seconda asta non è che è sicuro che ci sia un ribasso, ma poi c'è sempre il rilancio, voglio dire, bisogna sempre competere, per cui soltanto, io sono soltanto scuse per me che qualcuno ancora una volta si è voluto fare della pubblicità anche in questo momento. Ecco, abbiamo visto quel signore con la camicia bianca e rossa, l'ha detto alla cancelleria, noi siamo stati con il fiato sul collo su quella persona perché ovviamente è stato intorno alle 10 la persona più importante del tribunale fallimentare, perché per l'appunto doveva darci l'ufficialità di questa busta protocollata, insomma lui ha fatto delle fotocopie, però non voleva che per l'appunto stessimo lì vicino a lui, ma era colui il quale doveva darci la notizia ufficiale, per cui è stato protagonista per un momento. Sì, in effetti, però bisogna anche fare complimenti a voi che con questa diretta riuscite ad informare molta gente, infatti mi telefonano degli amici e sanno notizie ancora prima e meglio di noi qui in sala, quindi complimenti a voi che state facendo. Grazie, grazie. Ci prendiamo questi complimenti anche perché sappiamo che c'è tanta attenzione alle spalle di questa. È un evento importantissimo, viverlo in diretta è veramente qualcosa di magnifico. Ecco, le immagini ancora di Papa Resta che sta leggendo qualcosa, consigli da parte di Francesco Biga, il quale Francesco Biga, caro Leonardo, è stato tutta la notte a studiare delle soluzioni per presentarsi all'asta fallimentare, queste le ultime indiscrezioni. Io alla fine non sapevo neanche che Biga fosse vicino alla figura di Gianluca Papa Resta, non so se tu sapevi qualcosa di più. No, no, è una sorpresa credo per molti di noi, perché Biga, l'avvocato Biga è sempre stato vicino ai Matarrese, ha seguito quasi tutte le trattative che ci sono state finora e quindi è una sorpresa per tutti noi, e tra l'altro lui è anche esperto di queste situazioni, ne ha gestite tantissime in passato. Sapremo anche da lui, ecco, come mai, ecco, questo avvicinamento e questa. Non ti fa un po' specie vedere Francesco Biga che ha rappresentato fino a qualche mese fa la famiglia Matarrese e adesso dà consigli a Gianluca Papa Resta? Infatti stavo pensando, ecco, non vorrei che molti pensassero appunto che magari ci fossero dietro anche Matarrese con la sua presenza insieme a Papa Resta, ecco. Alla fine la figura di Matarrese, di Antonio Matarrese, è stata accostata qualche giorno fa. Dimmi Anna Maria. Mi senti finalmente? Allora, mi hai chiamata? Sì, sì, ti ho chiamata. Volevo sapere, anche a microfoni spenti, hai avvicinato Papa Resta? Ti sei potuta avvicinare a Papa Probabilmente Resta? Probabilmente c'era l'intervento della collega, ci siamo fermati un attimo, andiamo avanti fino a che ci tolgono il segnale. E allora, stavamo parlando della figura, per l'appunto, di Antonio Matarrese, secondo alcuni vicina a Di Campli, che avrebbe rappresentato la società sportiva. Ecco, allora abbiamo qualche problema. Ecco, Claudia, mi senti? Sì. Poi però Di Campli ha smentito la cosa, lo stesso Lotito che era stato accostato a Di Campli ha smentito la cosa. No, diciamo che sono notizie fantasiose perché si è collegato il tutto ad alcuni viaggi fatti recentemente da Antonio Matarrese a Londra e quindi si è voluto collegare, diciamo, questa situazione con la presenza e la presentazione. Ripeto, si è voluto collegare il fatto che Antonio Matarrese abbia fatto dei viaggi a Londra con la presentazione di questo fondo londinese e quindi sono soltanto illazioni secondo me, perché pare che dalle notizie che ho io la famiglia Matarrese ormai di calcio non ne vuole più sentir parlare. Anche perché ci sono diversi problemi che riguardano anche la loro azienda, per cui è chiaro che si sono definitivamente distanziati dal mondo
delle società che si sarebbero dovute presentare quest'oggi al Tribunale di Bari. Il Bari Calcio SRL, riconducibile all'imprenditore bresciano dell'agroalimentare Franco Ghirardini, già sponsor del Martina Calcio, però negli ultimi giorni ha espletato questo suo desiderio di far parte anche di questa asta. L'unica cosa, non si è presentato, quindi evidentemente ci sono stati problemi dell'ultimo minuto, a meno che questa, Leonardo, non sia una strategia. Poi continueremo a citare le altre società. No, penso più a una strategia, ripeto, perché la società si è costituita pochi giorni fa, non molti giorni fa o settimane fa, per cui penso che sia più che altro una strategia, un modo anche per far parlare di sé, perché in questi casi fa tantissimo. Vuol dire che si sta facendo pubblicità? No, Leonardo, lo stai dicendo tu? Sì, no, mi assumo tutte le responsabilità, perché una persona che due giorni fa ha iscritto la società alla Camera di Commercio, l'ha affiliata alla FIGC e poi non si presenta all'asta, penso che non avesse nessun interesse a parteciparvi seriamente. Football Club Bari 2014, gli emissari baresi Dalfino e Di Bello avrebbero rappresentato in qualche modo i turchi. Ecco, all'inizio di questa settimana era proprio questa società data per vincente, a quanto pare la più interessata all'asta. Poi sì, cosa è successo? La più interessata, perché oltre ad avere interesse sul calcio, aveva interesse nel fare dei importanti investimenti qui proprio su Bari, addirittura oltre ad acquistare lo stadio e i terreni circostanti, avevano interesse anche ad acquistare il porto di Bari, perché loro operano sia nel settore edilizio che in quello turistico. Probabilmente, almeno da quello che siamo riusciti a sapere, pare che non ci siano stati delle garanzie da parte dell'amministrazione comunale, quindi non hanno più ritenuto opportuno di proseguire in questa operazione. La busta ancora è chiusa, anzi è chiusa anche la porta se vogliamo, e c'è il cancelliere che sta invitando tutti quanti a fare silenzio. Non ci saremmo aspettati questo ritardo, perché insomma è nel mondo del calcio e nei tribunali insomma non si fa proprio ritardo. E allora io per un attimo tolgo la parola a Leonardo Gaudio di Tutto Sport e saluto il collega Enzo Tamborra di Telebari, ma anche di Repubblica e di Sky, tutti ad assistere a queste scene, perché le stiamo vedendo in streaming. Noi siamo in una stanza attigua, però è chiaro che ci aspettiamo una buona notizia, Enzo. Sì, per intanto noi siamo privilegiati perché possiamo respirare nell'aula dove si aprirà quella busta. Non si può respirare, davvero c'è un pubblico incredibile, tanti tifosi ma anche alcuni giornalisti che hanno preferito restare in quell'ambiente. Sì, grande attesa, c'è stato questo colpo di scena finale, perché sino a ieri insomma si pensava di un'asta deserta, però qualcosa è arrivato, una busta c'è, insomma. Ora bisogna capire cosa c'è all'interno di quella busta, perché è chiaro che Gianluca Papareste ha lavorato ma in condizioni di affanno. Non sappiamo se effettivamente c'è l'assegno circolare richiesto dal bando, oppure qualcosa che al momento sostituisca l'assegno circolare. A questo punto sarà giudice legato a dover prendere una decisione delicata, perché potrebbero esserci dei ricorsi. A questo punto ti chiedo, caro Enzo, perché non aspettare la seconda seduta d'asta? Forse vuole bruciare gli altri, perché gli altri potevano entrare in un secondo momento. Che sia così. Claudia, non so se tu mi senti, ma è uscito il giudice. Allora signori, buongiorno a tutti innanzitutto. La voce non dipende da me, ci sono due microfoni, non so cosa abbiate messo. Prima di cominciare, tre piccole comunicazioni, breve. Avevamo detto i flash, no, o sbaglio? La prima comunicazione è che una busta c'è. Ho parlato di busta e non di offerta, non sappiamo cosa ci sia all'interno della busta. La seconda comunicazione è, per cortesia, ci troviamo in un'aula di giustizia, cerchiamo di ricordarlo tutti e quindi cerchiamo di avere un comportamento adeguato al luogo in cui ci troviamo, per il bene di tutti e soprattutto della squadra che tanto amate. La terza comunicazione e raccomandazione, ma mi sa che bisogna farla più volte, è ai giornalisti e ai fotografi.
Come voi sapete, la diretta televisiva e in streaming è stata autorizzata esclusivamente, ripeto, esclusivamente per ragioni di ordine pubblico, per evitare che in quest'aula di udienza si presentassero migliaia di persone, perché questo era il pericolo. Nel provvedimento di autorizzazione ci siamo riservati però la facoltà di disporre l'allontanamento dall'aula dei fotografi o degli operatori se le operazioni di gara dovessero essere intralciate dal comportamento di queste persone. Va bene? Quindi per cortesia cercate di essere in una postazione fissa, senza intralciare o distrarre chi in questo momento sta lavorando, va bene? La festa poi la farete in un altro momento, se festa ci sarà. Allora, la busta, prego, volete mettere? Silenzio, per favore. All'interno del fascicolo, la busta, come vedete, è sigillata, la aprirà, vedremo un attimo che cosa c'è. No, guardi, allora, non ci siamo intesi, questo significa intralciare e distrarre, va bene? Al prossimo avvertimento andate fuori, io vi avviso perché non possiamo perdere tempo, ok? Volete chiudere la finestra? Questo tutto non ce l'ha segno. Allora, l'offerta così indicata come offerta irrevocabile di acquisto ex articolo 571 è stata presentata dal dottor Gianluca Paparesta, indicato come legale rappresentante e amministratore unico della Football Club Bari 1908 SRL. Non vedo, ve lo annuncio già, l'unica modalità che avevamo indicato, o meglio, la modalità che avevamo indicato di un assegno circolare. L'offerta si compone di una serie di documenti e di 4 pagine, vorremmo avere un attimo di tempo per poterla esaminare al fine di vedere che l'offerta sia conforme alle prescrizioni indicate nel bando. Quindi sospendiamo un attimo, consentiteci di verificarla e se dovesse essere conforme ci sarà l'aggiudicazione, va bene? No. L'unica modalità che avevamo indicato, assolutamente la modalità che avevamo indicato.